Ok, Chicco, sta qua. Narcotizzati con un succo di frutta e poi derubati dei loro averi in riva al mare di San Giovanni a Teduccio a Napoli. E quanto hanno denunciato sei ragazzini minorenni all'ospedale Loreto Mare. La versione dei fatti fornita dai minori è ora al vaglio dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Secondo quanto riferito dalle sei vittime, sarebbero stati avvicinati da uno sconosciuto mentre erano in spiaggia. L'uomo ha offerto loro un succo di frutta. Dopo essersi dissetati, i sei si sarebbero addormentati. Al risveglio non hanno trovato più i loro effetti personali, soldi e cellulari. Nell'ospedale i medici hanno eseguito delle analisi dei risultati, si saprà se sono stati narcotizzati. Uno è maggiorenne da poco, gli altri due hanno 16 e 17 anni. I tre, tutti incensurati, sono stati arrestati per rapina dai carabinieri della tenenza di Quarto. Nei pressi della stazione della Circumflegrea di Quarto, in via Matteotti, i tre giovanissimi rapinatori avevano rubato portafogli e smartphone a due diciottenni, minacciandoli con una pistola, poi rivelatasi arma scenica priva del tappo rosso. I militari dell'arma li hanno identificati e trovati tutti a casa, dove a seguito di perquisizioni sono stati rinvenuti la pistola a giocattolo, nonché uno scaldacollo, un berretto e gli indumenti usati per il raid. Trovato e restituito ai proprietari anche il bottino. Sequestrati dai finanzieri gli impianti di depurazione comunale di Ottati e Castiglione del Genovesi, due piccoli comuni del Salernitano. Gli uomini della sezione operativa navale hanno dato esecuzione ai decreti di sequestro preventivo emessi dal Tribunale di Salerno ed iscritto nel registro degli indagati 15 persone, tra cui amministratori locali e responsabili tecnici dei due comuni interessati, nonché funzionari e tecnici delle rispettive società di gestione del servizio idrico. Gli indagati, in concorso tra loro, sono ritenuti responsabili di inquinamento delle acque, deturpamento ambientale, omissione di atti d'ufficio e frode nelle pubbliche forniture. Al termine delle indagini, cominciate nel mese di luglio del 2015, è stato accertato il cattivo funzionamento dei due depuratori comunali, con il conseguente sversamento dei reflui direttamente nei torrenti Laura e Reillo, nell'area protetta del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e nel Parco Regionale dei Monti Picentini. Spacciatrice di droga all'età di 71 anni, succede a Torre Annunziata, dove i carabinieri durante un servizio antidroga hanno arrestato Anna Gallo, di 71 anni appunto, già nota alle forze dell'ordine, resasi responsabile del reato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio. I carabinieri l'hanno fermata e sottoposta a contaminava con fare sottovandola in possesso durante la perquisizione di 20 grammi di cocaina e di 640 euro in denaro contante ritenuti provento di attività illecita. Slot machine truccate, scatta il sequestro. Nel corso di un intervento eseguito dalla Guardia di Finanza all'interno di una sala giochi di Scafati, i militari hanno scoperto e sottoposto a sequestro 8 video slot taroccate. All'interno delle stesse sono state rinvenute abilmente occultate altrettante schede di gioco secondarie che consentivano di bypassare la comunicazione obbligatoria dei dati di gioco ai monopoli di Stato, grazie ad un telecomando che il gestore delle macchinette mangiasoldi aveva consegnato al titolare della sala giochi. Denunciate alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore sia l'amministratore della società che gestisce le slot machine, sia il titolare della sala giochi, i quali dovranno rispondere in concorso tra loro dei reati di truffa e di esercizio di gioco d'azzardo. Sull'isola d'Ischia, nel comune di Forio, un cittadino ucraino di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per danneggiamento. I militari dell'ARMA sono intervenuti a seguito della segnalazione di un cittadino. Il 27enne aveva divelto un palo della segnaletica e lo stava usando per danneggiare un'auto di una donna del posto parcheggiata in via Roma a Forio. Alla vista dei carabinieri, l'uomo si è avventato contro i militari, ha spintoni e pugni, causando lievi contusioni a un militare guaribili in 4 giorni, ma i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e ad arrestarlo. Ed è da questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. Ok, stacchiamo.